Come dicevamo nelle precedenti registrazioni, riguardo una possibile unificazione, almeno dal punto di vista matematico, delle forze fisiche fondamentali, delle interazioni fisiche fondamentali, potrà probabilmente essere effettuata attraverso l'uso di una matematica che già esiste. Questa è la teoria dei numeri e quello che viene chiamata teoria della misura. Ma la cosa che è più importante sottolineare in questa registrazione è che stiamo notando che semplificando, o meglio, reinterpretando alcuni tipi di equazioni che vengono usate in fisica e che appartengono a settori della matematica, quali per esempio l'analisi tensoriale, il calcolo differenziale integrale, una matematica molto complessa che non sempre, attenzione, permette di arrivare a soluzioni ben definite. Per esempio, in teoria delle stringhe viene detto che le equazioni che si scrivono per descrivere vari fenomeni non sono equazioni ancora ben definite, ma soltanto approssimazioni. Questo lo dicono i maggiori teorici, ma io dico, si è mai provato a effettuare una sorta di reinterpretazione di tali equazioni in una maniera più elementare? Esempio, io ho un'equazione differenziale, un'equazione tensoriale, un'equazione complessa, diciamo, complessa per dire che appartiene a un settore della matematica che non è semplicemente un settore elementare come può essere l'algebra, i complementi, elementi di analisi matematica, proprio gli inizi, insomma, la parte più semplice, più elementare della matematica. Ebbene, questo noi abbiamo provato. Abbiamo provato a reinterpretare le equazioni della teoria delle stringhe, perché noi ci occupiamo di sviluppare e cercare di arrivare a delle soluzioni ben definite e non ad approssimazioni, pur reinterpretando in maniera, mi si lasci dire, personale. Io non so se quello che viene effettuato è un qualcosa di originale. Certamente è coerente, matematicamente valido, se vengono poste determinate condizioni iniziali. Ora viene la parte più, diciamo, che per qualcuno potrebbe sembrare particolare. La nostra matematica,
La nostra reinterpretazione di queste equazioni è fatta in maniera algebrica. Noi quindi utilizziamo soltanto l'algebra, soltanto l'algebra. Se per algebra intendiamo anche i logaritmi, gli esponenziali, ma raramente qualche derivato, qualche integrale, ma dei più semplici facilmente intuibili, cioè che sono facili da intuire la soluzione, diciamo. Per esempio, come esempio, la derivata di x al quadrato. La derivata di x al quadrato è facilmente intuibile. O l'integrale, che è l'opposto di una derivata, è il contrario è il calcolo inverso di una derivata. L'integrazione è l'inverso della derivazione e viceversa. Integrali semplici come x al quadrato o derivate semplici come la derivata di logaritmo di x, la derivata di 1 di seno di x, cioè. Ma ecco, a volte tocchiamo la trigonometria, ma stiamo parlando quindi di una matematica che, anche se non è proprio tutta algebra, per lo più è algebra. E al massimo può toccare un po' di analisi, l'analisi matematica, fondamenti di analisi matematica, trigonometria, un po' di geometria. Ma nulla di così complesso e difficoltoso da poter fare, tanto più oggi con l'ausilio di un computer non diviene difficile. L'importante è mettere bene i dati e le condizioni iniziali, quelle sono le cose fondamentali. Ma con questo dove voglio arrivare? Voglio dire che utilizzando questa nuova interpretazione in chiave algebrico-analitica, dove per analitica io parlo dell'analisi matematica, quindi lo studio di una funzione, l'integrale, la derivata, elementari però. Non saranno derivate integrali complicati, ma saranno quelli definiti, quelli là più che si trovano anche nelle tavole. Ci sono le tavole integrali, le tavole delle derivate, voi lo sapete. Chi ci segue e ne mastica di matematica. Ebbene, con un po' di algebra e gli elementi di analisi matematica è possibile, sembra che stia diventando possibile, arrivare a una teoria che unifichi le interazioni fondamentali della fisica. Perché, come voi sapete, e come molti, molti già sanno, la fisica è lo studio del mondo che ci circonda e la matematica è il suo linguaggio. Ma la matematica, come diceva Galileo Galilei, soprattutto è cerchi e triangoli, quindi geometria, la geometria euclidea, anche se si applica anche la geometria non euclidea, quindi le superfici curve, dove un triangolo non è più il triangolo rettangolo, il triangolo isoscele, quelli che studiano la geometria euclidea, ma sono triangoli su superfici curve, è un po' differente, ma insomma niente di complesso o di grande difficoltà. Un'altra cosa importante da dire sono i risultati. Utilizzando questo tipo di matematica per reinterpretare le equazioni dei svariati settori della teoria delle stringhe, della teoria dei campi, della cosmologia teorica, quindi vari settori della fisica teorica e della cosmologia, soprattutto però nell'ambito soprattutto della teoria delle stringhe o M-teoria. Dicevo, utilizzando questo tipo di matematica,
noi ricaviamo soluzioni definite, non più soluzioni approssimate, quindi equazioni ben definite. Lasciatemelo dire che questo è qualcosa di positivo. Non corriamo, non diciamo che stiamo compiendo qualcosa di... È qualcosa di possibile, è una proposta che noi facciamo studiando una matematica elementare pur applicata a una fenomenologia complessa come può essere il mondo della meccanica quantistica, della relatività generale, che fanno parte del tessuto della teoria delle stringhe. I risultati? Due sono i più importanti, che vengono, si può dire, che ricorrono, che sono ripetitivi, ricorsivi. La sezione aurea, il rapporto aureo, quindi φ, che sarebbe uguale al radical 5 più 1 fratto 2, o meglio 1,618,033,98, e z2, dove per z2, che è un valore della funzione zeta di Riemann, che è alla base della distribuzione dei numeri primi, dicevo, dove per z2 è uguale a pi greco al quadrato fratto 6, il cui valore è 1,644,93. Questi sono i due valori che escono molto, molto di frequente, per non dire quasi sempre, fra poco lo diremo forse, e sembrano essere le due colonne portanti di una futura teoria unificante, una teoria che renda le interazioni fisiche fondamentali, almeno dal punto di vista matematico, un qualcosa di unico. Questo utilizzando matematica elementare, matematica semplice, se per semplice intendiamo l'algebra e un'infarinatura di analisi matematica. Grazie.